Sapete chi è un altro bravo, ma bravo proprio del centrodestra? Totti, presidente della regione Liguria. Guardate come l'ha giudicato la Corte dei Conti, organo costituzionale, che valuta come un ente pubblico la regione Liguria, Totti, gestisce i soldi dei Liguri per la sanità in questo caso. Bocciato senza appello. E sapete come ha giudicato la Corte dei Conti la gestione di Totti del centrodestra in Liguria nella sanità negli ultimi anni? Preso da Genova Today, sentite un po', il sistema sanitario ligure ha un costo pro capite molto elevato e non finanzia la qualità delle prestazioni, ma finanzia l'inefficienza del sistema sanitario, il quale a sua volta eroga, ascoltate bene, prestazioni di media e bassa qualità. Bravo Totti, proprio uno di quelli bravi che non si vanta mai, tra l'altro, che va in giro a dire che è lui che ha tirato su il ponte di Genova e che ha efficientato tutto. E se ragazzi immaginate, pensate che la sanità nel bilancio di una regione costa Cuba dall'80 al 90% di tutti gli impegni di soldi pubblici della regione stessa. Se fallisci nella sanità in quella regione è fallito su tutto, perché la sanità vale il 90% dei soldi pubblici che tu, presidente di regione e giunta, gestisci. Ascoltate bene la risposta straordinaria, però da Totti ce l'aspettavamo, La risposta di Totti alla bocciatura della Corte dei Conti, bocciatura tecnica ovviamente, la Corte valuta i numeri, la qualità del servizio erogato, è incomprensibile. E se crediamo Totti è incomprensibile, non avrei capito niente di quello che la Corte dei Conti ha scritto. Hanno purtroppo capito i Liguri che hanno ricevuto da te e dalla tua gestione tra i peggiori servizi, perché è penultimo solo dopo il Molise come disavanzo di servizi sanitari che tu hai erogato, che voi del centrodestra avete erogato ai Liguri. E i Liguri devono saperlo, perché tra poco si vota. E se gestisci male i soldi dei Liguri, significa che non puoi e non devi, e non è giusto per loro amministrarli.